Casabella 930, febbraio 2022. Sì, lo so, febbraio è passato da qualche tempo, ma adesso recuperiamo, non vi preoccupate. A voi non capita mai di fare le cose un po' in ritardo? A me purtroppo sì. Comunque, cosa ci aspetta in questo video? In questo video sfoglieremo insieme questo numero di Casabella e scopriremo quali progetti raccoglie. La mia idea è quella di produrre un video per ogni numero di Casabella e a fine anno scoprire cosa ho imparato, quanto è stato utile, quanto mi sono divertito e soprattutto quali sono stati i progetti più interessanti che ho visto nel 2022. Per questo motivo mi interessa molto anche sapere la vostra opinione, quindi vi invito a scrivermi nei commenti del video quale sarà il vostro progetto preferito del numero 930 di Casabella. Ora siamo pronti a iniziare. Andiamo! Il numero 930 di Casabella si intitola Other Londons e raccoglie una serie di progetti che costituiscono realtà alternative alla Londra scintillante, ricchissima e super globalizzata che siamo abituati a vedere. In realtà qui emerge una Londra forse più simile alla città eterogenea e policentrica che gli ideatori del piano di ricostruzione post-bellico avevano immaginato. Grazie a questo numero di Casabella scopriremo quali ruoli l'architettura può assumere per ricreare le identità svanite degli agglomerati di Londra. Forse vi starete chiedendo, ma perché questo numero è così interessante? La mia risposta è che intanto si concentra su una sola città, Londra, che tra l'altro è un vero esempio di metropoli in cui si instaurano dinamiche spaziali e sociali che anticipano i tempi rispetto ad altri luoghi. Le città come Londra sono sempre più avanti ed è per questo che vanno guardate con così tanto interesse. Un altro motivo per cui vale decisamente la pena scoprire i progetti raccolti nella rivista è che sono tutti progetti che hanno un impatto diretto sui quartieri in cui sorgono e sulle comunità che li abitano. Sono progetti che per scala, per dimensione, per tipologia, ma anche per budget, possiamo davvero prendere come casi studio anche per le realtà italiane, e questo mi sembra forse l'aspetto più stimolante in assoluto. Come si legge dalle pagine introduttive, sono comunque edifici pubblici che attestano la ricchezza della vita collettiva fuori da un nucleo sempre più dominato dai programmi del capitale internazionale. Ed è esattamente questa la forza comunitaria che caratterizza il primo progetto presentato. Si tratta della Central Summers Town, progettata da Adam Khan Architects, un progetto nato nel 2014 e terminato nel 2021. Siamo a Summers Town, un quartiere che sembra il residuo di una Londra antica. Il progetto consiste nella riqualificazione di un vecchio centro sociale di quartiere. Lungo il parco si collocano la scuola materna e lo spazio per i giochi, tenuti insieme dalla facciata in mattoni faccia vista, che è continua in tutto il perimetro dell'edificio. L'elemento più particolare di questo volume è il coronamento, composto da una sequenza di archi rovesciati che delimitano il campo da calcio in copertura. Questa forma, spiegano gli architetti, è ispirata agli storici muretti dei giardini londinesi. A fianco del centro sociale si sviluppa invece una piccola torre residenziale, perfettamente integrata nell'intervento sia dal linguaggio architettonico che dalla continuità del muro a terra. Se l'esterno degli edifici è in mattone, come da tradizione londinese, la struttura è in calcestruzzo e rimane a vista in molte delle stanze interne. Queste stanze hanno arredi in legno di Douglas e vetro, che le rendono accoglienti per i bambini, ma anche molto flessibili nelle possibili distribuzioni. Decisamente un intervento molto interessante. Ci spostiamo ora più a nord per scoprire il Nursery and Community Center, progettato da Divik Kalen Architects e situato a Haringey. Questo edificio segna l'ingresso al complesso residenziale West Green Place e in qualche modo funge da raccordo tra il piazzale d'ingresso a est, il margine delle case a schiera a sud e l'area verde a ovest e a nord. L'edificio ospita un asilo e degli uffici ed è un semplice volume di due piani sviluppato su una pianta rettangolare. La particolarità del progetto è data dalle tettoie a baldacchino. La tettoia sul lato sud copre l'ingresso all'asilo e crea un'area giochi esterna di fianco al giardino. In questo punto la tettoia scende fino a un'altezza di 2,20 m, una sorta di via di mezzo tra la scala di un normale edificio e la scala di un bambino. Dall'articolo si legge che i tempi di costruzione dovevano essere estremamente stretti, quindi i progettisti hanno deciso di mantenere a vista i pannelli divisori portanti e i soffitti in legno lamellare incrociato. Gli impianti quindi sono a vista e alcune pareti interne sono state imbiancate per dare un maggiore senso di accoglienza. Le facciate esterne invece hanno un rivestimento antipioggia in fibra di vetro color verde chiaro che crea un bel contrasto cromatico sia col giallo degli infissi che con la struttura in acciaio zincato delle tettoie. Mentre sfogliavo le pagine che raccontavano questo edificio, ho pensato che, oltre che un buon progetto, era presentato anche con delle ottime fotografie. Così ho scoperto che è stato fotografato da un fotografo italiano, Lorenzo Zandri, che non conoscevo.
Sono andato a cercare il suo sito, è stata una bella scoperta, ha fotografato un sacco di edifici che avevo già visto. Davvero molto molto bravo e un po' di orgoglio italiano. Corriamo velocissimi al prossimo progetto, si tratta dell'estensione del Garden Museum ad opera di Dow Jones Architects. Siamo nel quartiere di Lambeth, in una chiesa sconsacrata che già nel 2008 era stata trasformata in spazio espositivo su due livelli, sempre dallo stesso studio di architettura che ne ha firmato questo ampliamento, iniziato nel 2015. L'ampliamento è costituito da una serie di padiglioni e ha permesso di creare nuovi spazi, dando anche al museo una rinnovata immagine dalla strada. Il nuovo volume principale è stato realizzato in pannelli di legno Ixlam rivestiti da meravigliose lamine di bronzo. Molto efficace l'accostamento del nuovo edificio con il vecchio. È davvero piacevole gli spazi che si creano nel giardino della chiesa, in cui, ho scoperto dall'articolo, si trovano diverse tombe antiche classificate come monumenti storici. Sicuramente un luogo da visitare. Il prossimo progetto vi sarà sicuramente capitato di vederlo pubblicato online. Era uno dei pochi di questo numero di Casabella che conoscevo. Siamo nel quartiere di Dalston, in cui sono stati realizzati una scuola elementare e un complesso di alloggi a prezzi accessibili. Il progetto è interessante perché unisce una scuola, sviluppata attorno a una corte, con la torre residenziale che ovviamente è molto alta e ha un impatto importante sul contesto. La pianta della scuola è ottimizzata per avere la massima dimensione possibile di giardino interno, mentre la pianta delle residenze è molto regolare e articola spazi disposti simmetricamente su un'asse diagonale. Il materiale più utilizzato, tanto per la scuola quanto per la residenza, è il mattone faccia vista di colore rosso. Ciò che però rende l'edificio estremamente riconoscibile è il fatto che gli elementi non di mattoni come colonne, travi, cordoli e parapetti sono in calcestruzzo prefabbricato di un rosso intenso, ottenuto con sabbia e aggregati di granito. Il calcestruzzo è stato poi acidato per evidenziarne la texture e la consistenza materica. Una scelta progettuale coraggiosa, che rende il colore ciò che caratterizza l'intero intervento, unendo visivamente la scuola con la residenza e diventando un po' la cifra stilistica del progetto che, tra l'altro, è molto grande e occupa quasi un intero isolato urbano. Nel prossimo progetto ci spostiamo ad Hammersmith, dove Rothbard Architects si sono occupati della ristrutturazione della St. Augustine's Church, la chiesa di riferimento della comunità agostiniana dell'intera città. Bell'intervento, devo dire, le immagini parlano da sole, grande cura nei dettagli, profonda sensibilità nell'uso dei materiali. Qui sono stati curati davvero tutti i dettagli, dal disegno degli arredi fino addirittura alla creazione di un carattere tipografico, un font, utilizzato in tutte le scritte del progetto. Interessante il sistema di riscaldamento, che per ridurre i consumi si sviluppa a parete, attraverso delle tubature installate all'interno delle pareti e delle colonne in muratura della chiesa. Una soluzione forse non particolarmente in linea con i criteri del restauro conservativo, però sicuramente innovativa e sostenibile. Ci spostiamo più a sud-est, fino al quartiere New Cross, dove scopriamo il Goldsmiths Center for Contemporary Art, progettato dal collettivo Assemble. Anche in questo caso si tratta di un intervento su un edificio storico che viene ampliato con ben 1000 metri quadrati, corrispondenti a 7 gallerie espositive, un caffè, un ufficio e uno spazio per eventi. Questo edificio è stato commissionato alla University of London e quindi saranno principalmente studenti e giovani ricercatori a utilizzare questi spazi, spazi creati con grande sensibilità progettuale e molto interessanti anche dall'esterno, dove il nuovo volume si caratterizza per un rivestimento in cemento ondulato color turchese, un materiale che per il suo colore ricorda le piastrelle di ceramica dei bagni vittoriani, mentre per la forma ondulata si è ovviamente rifatto ai tipici tetti dei capannoni industriali. Anche lo spazio interno è caratterizzato da forti accostamenti di colori e materiali, un risultato decisamente valido, un bel progetto. Il prossimo progetto invece ci porta a scoprire l'ampliamento del cimitero di Bushey, uno dei maggiori cimiteri ebraici del Regno Unito. Molto interessante scoprire come i nuovi edifici siano stati progettati e disposti in modo da rispettare i rituali di sepoltura ebraici. Sono quindi collocati in maniera lineare, lungo un asse che va da nord a sud, in cui gli accessi sono posti a ovest e le uscite a est. L'aspetto che rende questo progetto ancora più degno di nota è l'utilizzo dei materiali. I nuovi edifici sono infatti costruiti in terra pressata, con una tecnica costruttiva che ho scoperto chiamarsi Pisé. Ora,
Siccome non faccio finta di sapere cose che non so, vi dico che non conoscevo il termine pisé. Così mi sono affidato a San Google e ho scoperto che la tecnica costruttiva del pisé si basa sulla realizzazione di mura con terra poco umida compattata con appositi strumenti, dentro casseformi lignee, di limitata altezza e smontabili per consentire lo spostamento. Talvolta la massa di argilla può essere alleggerita con l'aggiunta di paglia tritata ed erba secca. Wow! Una tecnologia fantastica, di cui online c'è una buona letteratura, devo dire. In questo caso però risulta ancora più forte da un punto di vista architettonico perché la terra proviene dal sito di costruzione, quindi altro che chilometro zero, e poi simboleggia il ritorno alla terra da parte dei defunti. In realtà tutto questo progetto utilizza materiali naturali, dai pannelli in quercia alle travi in legno di larice lamellare, passando per le mattonelle di terracotta e le porte di acciaio Corten, compreso il colonnato di larice che segna una buona parte dell'immagine esterna del complesso. Anche questo, devo dire, è un ottimo intervento. Il progetto successivo lo possiamo scorrere rapidamente. Si tratta della sistemazione di una piccola piazza nel quartiere di Bermondsey, piazza che ospitava un mercato storico di questa parte di città. Il progetto ha lavorato per facilitare l'accesso alla piazza dalle aree circostanti e per creare dei punti focali all'interno della piazza stessa. Diciamo che ha reso più semplice l'arrivo nella piazza e poi ha cercato di creare qualche buon motivo per restarci. Tra le nuove sedute e il verde emerge la nuova torre dell'orologio, che è il punto focale della piazza, rivestita in piastrelle di stagno decorate a mano. Come si legge dall'articolo, la torre dell'orologio incarna l'orgoglio della comunità e al tempo stesso l'identità del sito. Procediamo spediti e giungiamo al penultimo progetto di questa rassegna. Il progetto è a firma di uno degli studi più noti tra quelli raccolti in questo numero, cioè Peter Barber Architects. Si tratta di un progetto residenziale, molto londinese come immagine, ma allo stesso tempo decisamente contemporaneo. Qui le case costituiscono un ottimo esempio di residenza a schiera bassa, con densità abitativa media, in cui i volumi costruiti definiscono il margine della strada. Gli edifici si caratterizzano per la varietà di spazi di cui dispongono: un giardino davanti a ogni casa, balconi, un cortiletto sul retro e una terrazza in copertura. Nonostante la standardizzazione della costruzione, non si ha mai l'impressione di un'eccessiva ripetitività. Questo è frutto di una modellazione volumetrica attenta e di un lavoro preciso sui prospetti e sulla scansione delle finestre. Ed eccoci all'ultimo progetto di questa rassegna. Si tratta di uno spazio pubblico sopraelevato dalla strada, con sotto una caffetteria e degli spazi per artisti, in quelli che in precedenza erano garage. Anche questo quindi in qualche modo è un intervento sul costruito, che punta a rivitalizzare un piccolo frammento della città che originariamente era un pub, che fungeva da punto di sosta per i pellegrini, in movimento dal centro di Londra e verso il centro di Londra. Ora la parte superiore di questo volume compatto è un giardino sopraelevato, una sorta di oasi verde ricca di vegetazioni di varie specie. Dal testo dell'articolo si impara che le essenze arboree messe a dimora nelle vasche di terra del giardino sono una sorta di metafora delle diverse origini e nazionalità degli abitanti del quartiere, che è uno dei più multietnici di Londra. È uno spazio decisamente insolito, a cui non siamo abituati, che però mostra subito le sue qualità, una linea semplice e un concetto spaziale molto chiaro e leggibile. Mentre scorriamo le ultime pagine del numero 930 di Casabella, possiamo fare alcune considerazioni finali sui progetti che abbiamo visto e sul contenuto di questa rivista. La prima cosa che mi viene in mente è che tutti i progetti che abbiamo scoperto sono esempi di architetture alla portata. Con architettura alla portata intendo quei casi studio che per dimensione, tipologia e soprattutto budget sono architetture che potrebbero sorgere in Italia o comunque anche in un contesto più vicino al nostro. Spesso capita di sfogliare riviste comunque interessanti ma che raccolgono progetti che sono davvero di un altro pianeta, sono grattacieli negli Emirati Arabi o grandissimi musei in Asia. Sono casi studio che è bello scoprire ma che sono in qualche modo distanti dalla realtà professionale di ognuno di noi. Quei progetti accadono nei rari casi in cui enormi capitali internazionali incontrano studi di architettura giganteschi che sono organizzati come delle aziende che sono in grado di portare a termine progetti di quella complessità. I progetti che abbiamo visto invece sono molto diversi, sono tutte architetture di una scala più simile a quella che possiamo vedere in Italia, anche gli studi che gli stanno dietro sono tutti studi londinesi e questo secondo me è un aspetto molto interessante e sono studi che più o meno tutti hanno la dimensione del tipico studio di architettura italiano, quindi una dimensione medio-piccola, ma come abbiamo visto sono in grado di
produrre esempi di architetture estremamente interessanti. I 10 progetti che abbiamo appena visto poi hanno un impatto diretto sulle comunità locali, sono estremamente radicati al luogo in cui sorgono. E nonostante nascano da situazioni di budget limitato, con fortissimi vincoli, come ad esempio gli interventi sul costruito, questi edifici sono esempi di architetture di tutto rispetto. E sinceramente mi sono chiesto come mai è così. Qual è l'aspetto che li caratterizza di più, che li rende architetture da cui imparare qualcosa? Ovviamente non c'è una sola risposta, ma un insieme di varie ragioni. Però ho notato che ci sono due aspetti che emergono in quasi tutti questi progetti. Il primo è la cura con cui sono stati progettati. Una grandissima cura, una grandissima attenzione a tutti gli aspetti. E il secondo punto è una certa audacia in alcune scelte progettuali. La cura nel progetto è il presupposto della qualità finale. Questo certo è un concetto generale, ma credo che lo ritroviamo in tutti i 10 casi studio che abbiamo visto. L'audacia nelle scelte, invece, si ritrova secondo me soprattutto nell'utilizzo dei materiali. Nonostante non siano architetture faraoniche, abbiamo visto che presentano una varietà di materiali, soprattutto nelle finiture esterne, che davvero mi ha stupito. Dai vari esempi di mattone facciavista, molto in sintonia con la storia della città e comunque tutti utilizzati in maniera molto contemporanea, abbiamo visto la fibra di vetro, lamine di bronzo, cemento ondulato, terra battuta e addirittura piccole piastrelle di stagno. Penso che la cura progettuale, unita all'audacia di certe scelte, porti all'adeguatezza di questi progetti. Sono progetti letteralmente adeguati. Ecco la parola che li descrive meglio, secondo me. Parola in cui è compreso allo stesso tempo l'essere adatti a esprimere un contenuto architettonico, ma anche l'essere in grado di conformarsi alle necessità esterne, molto spesso di natura economica, che però non ne hanno mai tolto la forza finale. Io vi invito quindi a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate dei progetti che abbiamo visto, se ce n'è uno o più di uno che vi hanno colpito in particolare e per quale motivo. Sarò molto curioso di leggere i vostri commenti. Il video sul precedente numero di Casabella, che trovate sempre nella playlist di Riviste di Architettura, credo che sia piaciuto molto a chi lo ha visto, anche se non ha avuto una grande diffusione. Credo sia un formato ancora in rodaggio. Per questo motivo, se ti è piaciuto il video, condividilo, così proviamo a arrivare a quante più persone possibili. Ho ancora un sacco di idee in testa e vorrei realizzarle, e credo che il tuo aiuto potrebbe essere fondamentale. Insieme possiamo fare grandi cose. Per oggi invece è tutto, io vi ringrazio per aver visto il video fin qua, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!